Il Partito Democratico Veronese ha fatto un po' di ordine e chiarezza al proprio interno, arrivando a una candidatura unitaria, sostenuta da tutti i rappresentanti locali e nazionali del partito, di Maurizio Facincani come prossimo segretario provinciale PD. La presentazione di Facincani, militante Dem da sempre, si è tenuta stamattina nella sede di Via Valverde 65, a cui hanno partecipato onorevoli deputati e senatori, assieme ai rappresentanti dei gruppi giovani democratici scaligeri. A spiegare come e perché si è arrivati al suo nome è proprio Maurizio Facincani, impegnato professionalmente come comandante della Polizia Municipale di Negrar. Allora, la candidatura nasce dopo che l'Assemblea Provinciale ha deciso di sciogliersi perché non si era trovato un punto di sintesi per dare l'esito al precedente congresso. In attesa che il nazionale nominasse un commissario, si è pensato di non aspettare oltre, perché il partito non poteva rimanere senza guida ancora per molto tempo, e quindi ci si è seduti tutti insieme intorno a un tavolo per trovare la soluzione, che è arrivata facendo un esame di più proposte, e alla fine si è arrivato sul mio nome. Profondo conoscitore del Partito Democratico, Facincani spiega anche le motivazioni personali che lo hanno spinto ad accettare questa candidatura. Io sento la necessità di essere utile al mio paese e credo che la politica dovrebbe essere qualcosa che fanno tutti, impegnandosi direttamente. Non si può pensare sempre di passare il tempo a lamentarsi, a delegare agli altri la soluzione dei problemi, limitandosi poi a verificare e a puntare il dito. Ma riuscirà il PD a riconquistare la fiducia di tanti elettori delusi che alle ultime chiamate elettorali hanno preferito guardare ad altri partiti o addirittura hanno preferito il non voto? E in che modo? Io credo di sì, non tanto puntando e guardando agli errori che fanno gli altri, ma tornando ad essere la forza credibile, unita, che ha proposte concrete, che usa parole di verità, e da questo punto di vista sarebbe bene che tutta la politica ragionasse in termini diversi, perché non si possono, per raccogliere voti, raccontare favole e poi illudere la gente e alla fine disilluderla, perché il paese ha bisogno di affrontare i problemi con persone serie, e la politica deve essere fatta da persone serie che non raccontano bugie, ma per poi portare a casa due voti e da poi fare tutt'altro. Quest'epoca deve finire.